Buonasera, benvenuti alla Centofiori. Interrompiamo questa sera questo breve ciclo che abbiamo iniziato da qualche settimana dedicato alle questioni di geopolitica internazionale. Ci rilassiamo un po' con un romanzo, torniamo alla narrativa, è un romanzo storico e di un autore finlandese. Quindi grazie di essere intervenuti. Fabrizio Lena, è inutile presentarlo, direi, perché lo conoscete. Con lui abbiamo il piacere di ospitare anche l'editore del libro, Stefano Termanini, al quale passo la parola, che vi presenterà brevemente la serata e poi ci sarà la presentazione del libro. Naturalmente chi vorrà intervenire sarà gradito. Grazie. Grazie. Grazie Stefano per l'ospitalità che la Centofiori, tu e la Centofiori ci date questa sera, ci fa molto piacere essere qui a finale a presentare il libro di Fabrizio Lena. Grazie a tutti voi per essere qui. Sono molto contento di tornare a finale per presentare Cacao. Con alcuni di voi ci siamo già visti in occasione della precedente e prima presentazione del 20 novembre. E con chi invece non ci siamo visti è una novità, come dire, incontrarsi e parlare di questo bel libro di Fabrizio. Vi dico alcune cose e poi penso che si potrà conversare con Fabrizio, che ci racconterà proprio le ragioni della sua scrittura. Ci troviamo dinanzi a un romanzo storico innanzitutto, e vedremo poi che cosa significa un romanzo storico nell'accezione in cui in questo caso lo si dice. Ci troviamo di fronte a un romanzo che è fortemente innestato nel territorio del finale. Questo era già un po' accaduto con il precedente libro di Fabrizio, L'Ordine Minore. Chi l'ha letto lo ricorda, chi ha letto L'Ordine Minore ricorda quanto il mistero sul quale si indagava in quel libro si svolgesse e addirittura, diciamo, fosse celato in maniera sparsa tra i monumenti più importanti e più spiccati della storia finlandese. E questo era molto significativo e già ci dava un po' il là, ci dava il tratto della scrittura di Fabrizio che si aggancia a questo territorio. La profonda conoscenza del finale e anche l'amore verso questa terra spiccavano già nell'ordine minore, ma in questo caso no, addirittura sono una condizione essenziale del libro. Diciamo che Cacao, senza il finale, senza la storia del finale, ma senza anche la geografia del finale, non potrebbe essere stato scritto, non potrebbe esistere questo libro senza il finale così come vi viene descritto, così come vi viene vissuto dai personaggi del libro. Quindi ecco, una condizione importante, essenziale, è proprio questa, la connessione con questa terra, che Fabrizio ci racconta nel suo libro e che i suoi personaggi vivono. Poi diremo qualche cosa anche sui suoi personaggi, sui personaggi di Cacao, e diremo anche qualche cosa sul perché di questo titolo, che è da un certo punto di vista enigmatico e dall'altro invece così affabile, perché Cacao è anche un titolo che io credo abbia una sua naturale affabilità. Vediamo il tempo in cui questa storia si organizza, in questa storia viene raccontata e quindi si colloca. La prima data che noi troviamo nel libro è il 1528. 1528 è la data dell'antefatto del libro, non è proprio il momento in cui la storia parte, ma è il momento in cui si raccontano le ragioni della storia, in cui si raccontano perché questa storia abbia titolo Cacao. Quindi è proprio il primo quadro, è proprio il momento in cui si comincia a parlare di cacao, si comincia a dire che cosa sia il cacao e perché il cacao sia così importante in questa storia. Questo ve lo possiamo dire, non vi diremo molto di più per non rovinare qualche modo. Si spoilera, adesso si usa questa parola. Si rovina la tensione narrativa, la tensione anche del lettore che desidera saperne di più e che, come ci auguriamo, potrà addentrarsi nel libro di Fabrizio con il desiderio di andare velocemente fino alla fine, perché è un libro che tiene un po' con il fiato sospeso. Però questa prima parte ve la possiamo dire, cioè vi possiamo dire che cosa accade in quel 1528 e perché cacao.
In quel primo quadro noi abbiamo una presentazione al re imperatore Carlo V dei semi del cacao. I semi del cacao sono stati da poco scoperti, sono stati da poco trovati dai conquistadores spagnoli, i quali hanno appreso dalle popolazioni del centro e Sud America che il cacao è una pianta che fa questi semi che sembrano mandorle, è una pianta dalle caratteristiche peculiari. I sacerdoti e i potenti tra gli Incas, i Maya e gli Aztechi hanno l'idea che il cacao sia il cibo degli dèi, che sia un cibo del tutto prerogativa di certe classi sociali molto alte e addirittura abbia qualche cosa di divino. Qual è la caratteristica del cacao? Fabrizio, già nelle prime pagine, lo avvicina al pervitin. Il pervitin è una sostanza che fu inventata e fu usata nella Seconda Guerra Mondiale per dare ai soldati tedeschi, che l'avevano in uso, almeno in certi reparti, una particolare capacità di resistenza. Era un'anfetamina, sì, era un'anfetamina, era sostanzialmente una droga, era una droga che non faceva sentire la fatica. I soldati potevano così essere operativi per più tempo ed essere anche operativi, appunto, senza necessità di tempi di riposo. Quindi, una sostanza dopante, potremmo altrimenti dirla. Anche il cacao che viene accostato al perviti, anche il cacao, scopriamo, è una sostanza dopante. È una sostanza che dà una certa capacità di resistenza, dà soprattutto molta energia, energia disponibile subito, così come certi altri cibi, per carità. Non è soltanto il cacao a dare questa risposta, diciamo, di disponibilità di energia al nostro organismo, ma queste caratteristiche fanno sì che il cacao possa essere avvicinato al perviti, cioè possa diventare quella specie di pozione magica che consenta ai soldati di combattere meglio, con più resistenza, con più capacità di resistere e con anche una necessità di tempi di riposo molto inferiori. Una specie di arma segreta. La Spagna in quel momento ha bisogno di un'arma segreta. E da qui comincia la storia del libro. Il primo quadro vero della narrazione, il primo quadro in cui entriamo nella storia, è datato 1610. E l'ultimo quadro, l'epilogo della storia, è datato 1648. Abbiamo dunque una storia che si dipana in una quarantina d'anni e in questi 40 anni si racconta una storia, come vi dicevo, larghissimamente ambientata nel finalese, e una storia che ha per protagonista una persona che è eccezionale per molti versi, che certamente piace al suo autore, perché Arnau è il personaggio che affascina il lettore, ma che prima di affascinare il lettore certamente ha affascinato chi lo ha inventato e chi lo ha descritto, perché Fabrizio sicuramente segue con grande simpatia e con grande personalizzazione Arnau. Arnau è un ragazzo che è rimasto senza genitori e si trova in una città, in un borgo dell'isola di Minorca, Binibeca, e non ha delle chance per il proprio futuro, non avrebbe delle chance per il proprio futuro. Sembrerebbe addirittura destinato a fare la fame, perché purtroppo la sua condizione sociale, la sua condizione economica, avendo perso egli entrambi i genitori, sembrano condannarlo a una vita di ristrettezze e di difficoltà. Arnau però ha un certo talento, ha una sua personalità, ha una sua capacità di resistere, ha una brillantezza anche nel dare risposte che colpiscono il duca di Lerma che si trova in quel momento a passare, che in quel momento sta facendo una passeggiata a cavallo. Magari potremmo leggere poi anche quelle pagine, Bellissimo, potrebbe bellissimo. essere un modo anche Interessante. per introdurre i nostri lettori alla storia.
Il Duca di Lerma si trova a passare per la costa di Vinibeca e incappa, incontra per caso questo ragazzo, questo Arnau, e ha con lui un dialogo. Siamo nel tempo in cui tutti, poveri, ricchi, potenti e non, hanno la convinzione che quando accadono delle cose, queste cose accadano per un destino divino, per un disegno della provvidenza. Anche il Duca di Lerma, anche al Duca di Lerma viene da pensare che l'incontro con Arnau non sia un incontro casuale, sia un incontro probabilmente voluto da Dio, voluto dalla provvidenza, e che egli debba dare seguito a questo incontro. E da lì comincerà la storia, da lì, grazie a questa questa riflessione, a questa idea maturata nel Duca di Lerma, grazie all'incontro fortunato di Arnau, Arnau sarà accolto dal Duca, sarà portato in un altro contesto sociale e diverrà in qualche modo il figlio elettivo del Duca e ancora più di Don Diego Perez, a cui il Duca di Lerma lo affida. Quindi abbiamo questa trasformazione di Arnau da povero ragazzo, da orfano, in difficoltà economica, in difficoltà addirittura a mettere insieme, come dire, la colazione con il pranzo, no? A mettere insieme il da mangiare per la giornata. Ecco, riusciamo invece a seguire la sua storia, che è una storia di successo, che è una storia di crescita personale, fino a vederlo agire in questa città. Quindi, e non vi diremo molto di più poi di quello che accade qui, se no vi diciamo poi troppo. Però ecco, ci sono degli elementi che ritornano della grande storia e degli elementi che tornano nel romanzo della piccola storia, della storia minuta, della storia quotidiana. Quali sono gli elementi della grande storia? Siamo nel mezzo della guerra dei trent'anni, siamo in una situazione di passaggio. Nel 1602, se non ricordo male, il finale è diventato spagnolo, quindi c'è un governatore spagnolo. È una situazione di questo tipo. La grande storia ci presenta questo fondale. La guerra dei trent'anni è arrivata anche qui, sì, ha portato, è stato fatto notare anche nella precedente, è stato opportunamente fatto notare nella precedente presentazione, ha portato anche benessere economico, è vero. Sono nate fabbriche di carte da gioco, se non sbaglio, no? Tra le altre cose, perché sicuramente il soggiorno dei soldati in questo territorio aveva portato anche benessere. Ma la guerra, e con una riflessione sulla guerra, Fabrizio comincia il suo libro, la guerra è sempre una cosa terribile, è una situazione la cui lezione gli uomini non imparano mai abbastanza, la guerra è fonte di distruzioni infinite, di malesseri inenarrabili, e quindi, diciamo, è sommamente da evitare. Il romanzo si svolge proprio nel frangente di una guerra lunga, lunghissima, che ha percorso, ha afflitto tutta l'Europa, perché sappiamo che la guerra dei trent'anni fu una guerra che colpì e afflisse tutta l'Europa. E poi ad un certo punto nel 1630 ci fu, anche sempre all'interno di quel quadro, perché la guerra dei trent'anni finisce, va dal 18 al 48, nel mezzo di quella vicenda, nel 1630, c'è anche la peste. Tutti ricordiamo la peste del Manzoni, la peste raccontata dal Manzoni dei Promessi Sposi. Ecco, quella stessa epidemia di peste non colpì soltanto il milanese, ma anche il finalese. Genova no, a Genova la peste arrivò un po' di anni dopo, nel 56-57. Ma ecco, nel 1630 Arnau deve anche sbrigarsela con la peste. Quindi abbiamo una situazione di grandi storie, grandi fatti della storia che Fabrizio conosce molto bene, che contempla nel suo racconto, che include, che tratta in modo tale che diventino il fondale della sua storia. E abbiamo invece i temi della storia più minuta, della storia più quotidiana, che con i fatti della grande storia si incastrano, si mescolano, ci vengono dunque raccontati, accanto a quei fatti della storia maggiore, anche i fatti della storia minore, della storia quotidiana, una storia che viene inventata per il libro.
Una cosa che mi ha colpito, e poi su questo tema chiudo e lascio la parola a Fabrizio per entrare in un assetto penso più conversativo della nostra presentazione, una cosa che mi ha colpito è il fatto che Fabrizio costruisca questo suo personaggio Arnau non soltanto come un personaggio che, a differenza di tanti altri personaggi del suo tempo, ha la fortuna di poter fare carriera. Noi oggi diremmo di fare carriera, no? Una cosa non banale per un uomo del Seicento. Spesso si faceva carriera nell'arco di più generazioni del Seicento, e invece Arnau ha la fortuna, ha la possibilità, ha l'occasione di poter fare carriera nell'arco della sua stessa vita. Ma c'è un altro tema che mi piace sottolineare, mi piace indicarvi, perché fa questo personaggio particolarmente umano e lo rende particolarmente capace di un'affettuosità, di un'umanità che invoglia il lettore a seguirlo, è il fatto che Arnau sia sempre alla ricerca di padri. Ha questo desiderio di riconoscersi in figure paterne e ne trova... Naturalmente ha avuto la fortuna di divenire figlio elettivo del Duca di Lerma e poi di Don Diego, questo personaggio importante per la Spagna del tempo, legato alla corte spagnola, grande marinaio, grande armatore, uomo di armi e uomo di mare. Quindi ha almeno due padri, ma troverà lungo il percorso della propria vita altre figure paterne alle quali si legherà con un rapporto di affezione speciale, quasi che egli abbia sempre bisogno di trovare persone in cui riconoscersi e da cui imparare per proseguire nel percorso della sua vita. Questo tema mi pare un tema molto bello, molto nitidamente espresso in Cacao e nuovo rispetto alla produzione di Fabrizio, perché se gli ho detto che il territorio del finale, la conoscenza del territorio, della sua storia e anche l'amore per questo territorio si confermano dal precedente libro a questo nuovo, questo tema, questa tornitura nuova, questa affettuosa tornitura nuova del personaggio Arnau è una conquista che Fabrizio fa alla propria scrittura ed è davvero un elemento in più rispetto a ciò che già avevamo conosciuto nella sua produzione. Nel libro trovate anche, a indicazione dei luoghi e dei personaggi, diciamo, non si tratta soltanto di un supporto, ma si tratta di un supporto alla lettura, ma si tratta davvero di elementi integranti del libro, le illustrazioni di Luigi Leo e la cartografia di Giovanni Pazzano, che salutiamo perché lo vedo presente in sala. Quindi ecco, abbiamo anche questi elementi. Questo a dirvi quanto siano importanti i personaggi, le situazioni che si trovano anche descritte attraverso il disegno e i luoghi nei quali il lettore con i personaggi potrà orientarsi grazie a questa cartografia di Giovanni Pazzano. Vi ringrazio per la vostra attenzione, io mi fermo qui, passo la parola a Fabrizio. Grazie. Io vado senza il gelato, va bene, come si dice, riuscite a sentirmi, sì, ecco, così. Anche il forno? Che cosa posso dire di più? Cioè, no, ha detto tu, cioè, no, ha presentato benissimo quello che appunto io volevo, così per casa anche quasi. Cioè andare a scrivere questo libro qui. Naturalmente, appunto, tutto quanto parte da un'idea, cioè durante il lockdown l'abbiamo visto tutti, non si sapeva che cosa fare, si guardava la televisione, no? Era quello che... un documentario su una possibile, questa possibile... teoria nella quale la Blitzkrieg, la guerra lampo della seconda guerra mondiale, fu possibile anche per la questione di usare questo pervitin, che non era altro che questa anfetamina. E
E lì mi è venuto da pensare, ok, nel 1930 d'accordo c'era la chimica, c'era la cosa, ma prima? Non sarà mai capitato qualcosa prima, per esempio. E allora mi è venuto in aiuto la questione che effettivamente il cacao era considerato il cibo degli dèi. Non era, mentre tutte i materiali, tutti le cose che si mangiavano, cioè, che venivano portate dall'America, cercavano subito di fare una grande distribuzione, le patate, i tacchini, i pomodori, subito così. Il cacao invece per un 80-100 anni è rimasto sottotono. C'è il fatto che, l'ho letto anche da altre parti, non ho provato così, eccetera, eccetera, però la mistura dei semi e la bollitura dei semi, eccetera, eccetera, restituisce solo una bevanda cattiva, schifosa. Ecco, non è che fosse buona da bere, eccetera, eccetera. Anche la macinazione, cioè proprio prendere queste fave di cacao che assomigliano molto delle mandorle, e io poi ci gioco molto su questo fatto qui delle mandorle, e effettivamente non era chissà che appunto cosa. E però informandomi meglio su questo altro tema, scopro che erano più i monaci spagnoli che mantenevano questo segreto qui. Uno si chiede perché, ma perché i monaci, i preti spagnoli tenevano questo? Bisogna tener conto del periodo storico e del luogo dove eravamo. La Spagna era nel 600 una nazione cattolicissima. Infatti anche il re cattolico era proprio il re Filippo, e così allora effettivamente era una nazione che teneva molto ai precetti cristiani, che dicono che il venerdì è digiuno. Dunque il venerdì i monaci dovevano osservare il digiuno da mangiare ma non da bere. Dunque, fare una cioccolata, il monaco poteva tranquillamente, in confronto al monaco francese, al monaco italiano, al monaco di altre nazioni, usufruire di questa bevanda che gli dava energia per tutta la giornata e dunque mantenere il precetto. Inquisizione spagnola, cioè, proprio c'è tutto questo. Però solo l'aspetto religioso, secondo me, era un po' troppo debole. Cioè, non tieni 100 anni di segreto solo perché i monaci potessero mantenere questa cosa qui. E allora mi sono inventato, perché ripeto sempre a tutti, io non sono storico. Cioè, ringrazio per il fatto che è romano storico, eccetera, eccetera, però io sono un appassionato, ecco. Mi piace la storia locale, mi piace la cosa così, però mi faccio anche affascinare un pochettino da certe indicazioni, certe raccontazioni, cioè certe cose che mi dicono, che poi che siano vere o meno, lì dipende un pochettino da tante cose. E allora appunto mi sono inventato questa storia, dove praticamente questo Arnau, che è il personaggio principale, praticamente viene portato dalla Spagna a finale a fare il corsaro, studiando un po' il periodo, eccetera, eccetera. Ho finalmente capito, perché sono un po' timido, come si dice, no? E la differenza tra il corsaro e il pirata.
io pensavo che fossero uguali, un modo di dire differente, cioè, invece il corsaro era fare la guerra di corsa dei corsari, era un modo diverso di fare la guerra, cioè tu dovevi avere una patente dallo stato con il quale tu eri affiliato, il quale ti dava una patente per poter assaltare le altre navi e non avere problemi di sorta. Tu potevi prendere tutto quanto, se riuscivi naturalmente, con i problemi che c'erano, eccetera, eccetera, si poteva portare il naviglio in un porto sicuro e poi dando il 20% allo Stato, cioè si metteva all'asta tutto quanto, la nave, il materiale, tutto quello che era stato predato, e il 20% si dava allo Stato e il resto era a disposizione del corsaro. La flat tax. La flat tax, sì, una specie di flat tax. Così. Questo qui mi era venuto in mente, mi dà una spiegazione anche sul fatto, vero o falso, non lo so, questo che dunque non picchiate, delle colonne delle basilica che c'è qui a Fina Marina, colonne pinate altissime in marmo che mi si diceva state pagate dai padroni delle barche finalesi. E io penso sempre che insomma a finale c'erano i pescatori, non penso che insomma potessero avere così tanti soldi, e c'erano invece anche i corsari che invece come Arnao riuscivano ad avere un grande ritorno economico dalla loro attività e così potevano tranquillamente fare donazioni alla chiesa oppure comprare effettivamente, dare un contributo alla costruzione della chiesa. Poi il fatto per finale è che insomma io sia un, come dire, innamorato, mettiamo così, di questa cittadina è anche vero, ma anche perché effettivamente è talmente piena il finalese, il finale di storia che effettivamente uno si gira, si trova. Già anche dove siamo qui siamo a Palazzo dei Raimondi, lo troverete anche scritto qui, e dove Palazzo dei Raimondi era importantissimo, tra parentesi, che se ne parla dunque, tranquillo. Noi qui siamo in un fondo, ma invece era più grosso tutto qua. Così. E dunque anche il palazzo dove Arnao verrà, si trasferirà, eccetera, eccetera, io avrei individuato come ho individuato, a finale c'è una località che si chiama Cadu Maiorchino, casa del Maiorchino, cioè i corsari finalesi, i primi corsari finalesi erano di Maiorca, perché naturalmente dall'isola di Maiorca venivano, erano... Ed è proprio questa casa ancora lì bellissima, tra parentesi ci sono andato su, è vicino ormai all'autostrada ed è un peccato, però conoscendo il proprietario sono riuscito ad andare su in cima e immaginandomi la vallata senza l'autostrada, così è una casa che per lo scopo, per cui poi... e sarà stata usata, eccetera, eccetera, andava benissimo. C'era proprio, cioè, dunque, una ricerca orografica, storiografica, locale, ma il finale, come per il primo libro, che naturalmente è bellissimo, ve lo faccio vedere, potete comprarlo, è sempre edito dall'ottimo Stefano Termanini, e... cioè si parte sempre da situazioni, cioè tutto quello che si dice, una buona parte, l'humus, diciamo così, è storico,
è vero, è reale, i luoghi esistono, il finale è molto prodigo di appunto questi luoghi, queste storie, e così diciamo che il mio unico pregio è stato quello di raccogliere, così, però grazie anche ai lavori di editing, cioè tu lo proprio lo, come dire, lo minimizzi questo, ma senza il tuo aiuto sicuramente sarebbe troppo, cioè dei libri troppo non così belli, perché, no, perché io faccio, mi conoscete, in geometra, dunque faccio le relazioni tecniche, nelle relazioni tecniche uno è prolisso e deve far capire cosa succede. Nei romanzi no, è un'altra cosa, devi fare intuire e tutto. E io un mestiere che sto imparando, che grazie a te riesco in qualche modo. Per il resto, che posso dirvi che è bellissimo, che dovete assolutamente, non può mancare nella vostra biblioteca, e dovete assolutamente prendere nel vostro comodino, si legge velocemente, ecco, e poi effettivamente ha uno spessore che se il tavolo traballa si può stare tranquillamente mettere sotto che dire, no, tutto questo. Non saprei che cosa dirvi d'altro se non grazie. Se ci sono domande, qualcosa che sappiamo, altrimenti si inventa. No, non c'è problema. E perché appunto non so se per caso qualcuno. Se ci sono delle curiosità da parte vostra. Domande, sollecitazioni, interventi, noi siamo ben contenti. Prima la lettura, poi le domande. Lo leggiamo? Allora legge lui, Questo è barbetto, ragazzi. Allora leggiamo. Leggiamo questa prima parte che è il primo incontro fra Arnau e il Duca di Lerma. Ma Vostra Eccellenza, potrebbe essere pericoloso. Pericoloso? E per chi? Ma per voi, Eccellenza, non vi arrischiate. Non siamo in un paese conosciuto. Non conosciamo i pericoli, benché potenziali. Come faremo ad assicurare alla vostra persona l'incolumità che la stessa richiede se non ci volete al vostro fianco? La voce di Felipe, la fedele guardia del corpo, era quasi simile ad un grido di dolore, ma Don Francisco era oramai deciso a fare una cavalcata in solitaria. In fin dei conti, con il suo amato cavallo Cesare, possedeva un certo sesto senso, scusate, in fin dei conti il suo amato cavallo Cesare possedeva un certo sesto senso per i pericoli, benché potenziali, come asseriva Felipe, e quindi, soprattutto, Don Francisco aveva piena fiducia nel sesto senso del suo cavallo. Era quindi sicuro, oltremodo sicuro, che il suo Cesare non avrebbe mai permesso ad anima viva di far qualcosa di male al suo padrone. «State tranquillo, mio fedele Felipe», disse Don Francisco. «Il mio altrettanto fedele Cesare non farà avvicinare nessuno alla mia persona e sono certo che riuscirà a fiutare ogni minimo pericolo, benché potenziale. State tranquillo, qui a palazzo. Ho solo bisogno di rimanere solo con i miei pensieri, che sono tanti. Ma quando dico solo, intendo veramente solo, da solo, senza nessuna persona che accanto potrebbe distrarre con la sola sua presenza il filo dei miei pensieri. E quindi mi dispiace, neanche voi, Felipe». Così dicendo, Don Francisco diede un deciso strattone al cavallo, che uscì quasi al galoppo dal cortile del palazzo nel quale Don Francisco Gomez de Sandoval y Royas, più noto come il Duca di Lerma, si era rifugiato per trascorrere un periodo di riposo prima di ritornare a corte, quale valido di Sua Maestà Cattolica Filippo III d'Asburgo. Aveva scelto la piccola isola di Minorca, nelle Baleari, quale ritiro quasi spirituale per rinfrancare il suo corpo, ma soprattutto la mente,
dalle fatiche che il suo status richiedeva. Aveva cercato in ogni modo di distaccarsi da ogni incombenza che il suo ufficio richiedeva, ma anche la sola presenza di persone conosciute, benché di assoluta fiducia, riportava la sua mente ai compiti futuri che la attendevano, vanificando in tal modo lo scopo della vacanza. Gli affari dello Stato, sempre presenti, pensava. Sperava quindi in cuor suo che la cavalcata in solitaria lo potesse distrarre in qualche modo. Lasciò che Cesare, il suo cavallo, seguisse al galoppo e a sua scelta la rete dei sentieri che dalla residenza minorchina si dipartivano verso il mare. Siamo su un'isola, e nemmeno tanto grande, pensava, e quindi non corro alcun rischio di perdermi. E poi Cesare troverà sicuramente la strada di casa. Si sentiva libero e leggero, finalmente con la mente assolta e sgombra da ogni cupo pensiero che da anni oramai la attanagliavano. Il vento sul viso, l'odore della salsedine, il calore del sole, il nitrire e l'ansimare del cavallo. Tutto contribuiva ad infondere a Don Francisco quella sensazione di libertà che cercava e non trovava oramai da molto tempo. Cavalcò senza meta per quasi un'ora, finché Cesare, al trotto, si mise a costeggiare un tratto di costa rocciosa che si perdeva in profondità nel mare. Il sentiero terminava al limite della costa. Qui allora scese da cavallo e, tenendo sempre questo per le briglie, continuò a piedi la passeggiata lungo il limite della costa. Continuò così il cammino per qualche minuto, immerso in una benedetta nebbia mentale, senza alcun pensiero consapevole, finché la sua attenzione venne attirata da una figura umana seduta su uno scoglio. Avvicinandosi ancora, si avvide che si trattava di un ragazzo, in realtà un bambino o poco più, che gettava una lenza in mare con l'evidente scopo di pescare qualche pesce di scoglio. Alla sua vista il ragazzo gli diede solo un'occhiata distratta, continuando imperterrito nel suo lavoro. «Hola! Chi sei?» chiese Don Francisco appena avvicinatosi abbastanza al ragazzo in modo che potesse sentirlo. Il ragazzo lo riguardò distrattamente, lanciando solo una fugace occhiata a Cesare e quindi continuò in silenzio a pescare. «Che, sei forse sordo? Ehi, dico a te! Dico a te, ragazzo! Chi sei? Come ti chiami?» Don Francisco, abituato a vedere ogni persona, uomo, donna o bambino, rispondere immediatamente e con ossequio ad ogni sua richiesta, non riusciva a capire il perché di quella che gli apparve indifferenza o una grave insolenza. Legò quindi le briglie di Cesare ad un folto arbusto e si pose con le mani sui fianchi sul ciglio dello scoglio. «Ehi tu! Il duca di Lerma ti sta rivolgendo la parola, il saluto, ed è un grande onore, oltre ad essere minima educazione, rispondere almeno al suo saluto». Il ragazzo a quel punto ritrasse la lenza, raggomitolandola su un bastone, si alzò dallo scoglio e, girandosi verso Don Francisco, disse: «Sarai anche duca, ma non mi fai pescare nulla qui, e se non pesco, non mangio». «Come non mangi? Non penso che i tuoi genitori pretendano di sfamare te e i loro appetiti con quei miseri pesci che riusciresti a pescare con quella lenza». Il ragazzo guardò direttamente Don Francisco negli occhi e disse: «Non ho genitori. Mio padre è andato a pescare e non è più tornato. E mia madre sarà quasi un mese che è stata seppellita. Il pesce è per me». Don Francisco rimase interdetto. Quindi, riprendendo un tono adeguato, disse: «Quindi sei un orfano. E con chi vivi allora? Parenti, forse?» «No, non ho parenti qui a Binibeca, almeno che io sappia. Per ora vivo da solo nella casa di mio padre, fino a che qualcuno non vorrà prendermi come mozzo nella sua barca e si curerà di me. Fino a quel momento dovrò arrangiarmi da solo». E terminando la frase, si adombrò. Don Francisco notò quel cambiamento d'animo e quindi gli disse: «D'accordo. Me lo vuoi dire ora il tuo nome e la tua età, se la sai naturalmente?» «Sono orfano, ma non ignorante. Cosa ti credi? Mi chiamo Arnau e credo di aver compiuto da poco i 9 anni». E lo disse con tale foga e vigore che il duca ne rimase impressionato, ma subito, quasi ricordandosi del suo rango, aggiunse: «Monello impertinente, come osi rivolgerti a me usando questo tono?
Non posseggono questa audacia i miei amati figli, mentre tu non solo osi, ma insisti nell'oltraggiarmi. Il ragazzo lo guardò ancora con espressione più insolente e aggiunse: calmati, ti comporti e ti agiti come nemmeno tu fossi il Padre Eterno in persona. A quell'espressione il duca si inalberò ancora di più. Come osi? Come osi mancare di rispetto non solo a me, ma al Signore Dio? È solo per la tua giovane età che mi trattengo dal punirti con la morte. Così dicendo, più per cercare di spaventare ed impressionare il ragazzo che per usarla, estrasse dal fodero la sua spada, brandendola in direzione del giovane, il quale, per contro, non parve impressionato. Calmati, rilassati. Cosa vuoi che mi interessi di te, ma soprattutto del Padre Eterno? Che vita ho davanti a me? Mio padre esce in mare per sfamarci e il Padre Eterno non lo fa più ritornare a casa. Mia madre, sfinita dai pianti e dalle privazioni, si ammala e il Padre Eterno la fa morire, lasciandomi solo in una casa fredda e buia, condannandomi a procacciarmi da solo il mantenimento. Cosa debbo io al Padre Eterno ancora? Ma soprattutto cosa debbo io a te? Don Francisco rimase interdetto davanti a questa affermazione. Effettivamente il giovane, data l'età, l'attuale situazione, il rango sociale, non aveva né avrebbe mai avuto una vita facile, ma non solo facile, sarebbe stata anche breve. Orfano di entrambi i genitori, senza regolari pasti, avrebbe ben presto trovato solo il triste mietitore ad attenderlo. Però Don Francisco notava in lui anche una potente forza interiore. In quell'esile corpicino ardeva un gran fuoco, lo si vedeva. Se ne avvertiva il calore. Iniziò quindi a pensare: il Signore Dio mi ha fatto incontrare questo giovinetto insolente. Perché? A quale scopo? Grazie per la lezione. Grazie per la lezione. Dunque, niente, io... Adesso potete fare la domanda. Sì, appunto. No, io voglio leggere. Su quello appunto si spera che... Dopo. Ma infatti bisognerebbe, insomma, leggerlo, ma sicuramente chi è di finale potrà riconoscere tante situazioni, tanti posti, tanti luoghi, tante cose che magari non sono più così, oppure... Però, insomma, è un libro che secondo me, tra parentesi appunto, anche come dice il buon Stefano, si inquadra dentro a un periodo storico particolare. Cioè, la scelta della copertina non è casuale. Questo qui è il generale Ambrogio Spinola, comandante delle guardie, comandante genovese al soldo del re di Spagna. E questa qui, naturalmente, celebre tutto, celebre, è un quadro di Velázquez che celebra la resa della città di Breda, nelle Fiandre. Per la Spagna le Fiandre erano fondamentali, sia per ragioni economiche, sia anche per il fatto, uno dei motivi, che ce ne sono 100.000, ma per il fatto che effettivamente la Spagna aveva fino ad allora questa patente di invincibilità, l'invincibile armata, vi ricordate che è stata, non era così invincibile. Vabbè, e allora il fatto di poter, come dire, di andare contro la Spagna sarebbe come, usando un parallelismo un po' forzato, sarebbe come andare ora contro gli americani, cioè nel senso, insomma, è una superpotenza, all'epoca era la superpotenza del 600. E dunque perdere le Fiandre poteva significare, tra le altre cose, anche perdere questa patente di invincibilità. La Spagna si poteva vincere, e infatti con la perdita delle Fiandre incomincia poi il declino lungo, ma anche per altri motivi, eccetera, eccetera, della Spagna, che da lì può
poi invece che si ritira nei suoi territori, nella sua, e ora la Spagna è quella che invece una volta nel 600, nel 500 più, la Spagna era la superpotenza mondiale, effettivamente si poteva, come aveva le Americhe, l'India, aveva un sacco di possedimenti. Carlo V diceva di essere il re solo, cioè il re dalla quale non tramonta mai il sole nel suo regno, perché effettivamente era il regno a tutto colpo. E dunque mantenere una forza adeguata nelle Fiandre, mantenere il controllo delle Fiandre, oltre a essere, come dire, a poter tenere come un territorio molto importante per la Spagna, era proprio quello anche di non perdere questa patente qua. La Spagna già non poteva più passare attraverso la Manica per andare a rifornire di uomini e mezzi il teatro delle Fiandre. Le Fiandre sono in Belgio, in Olanda, in quelle parti lì. Perché se passava dalla Manica, i corsari inglesi, francesi e olandesi, era difficile passare così. Così effettivamente dal porto di Barcellona aveva fatto una tratta perché andava fino a Genova. Da Genova poi c'era il sentiero spagnolo che portava direttamente a Milano e andava poi nelle Fiandre. Genova però era un po' birichina all'epoca. Non c'eravamo, non eravamo noi. Era un po' birichina, effettivamente la Spagna aveva sempre avuto questa paura che Genova potesse, come dire, allearsi o con la Francia o con l'Inghilterra. Se questo qui sarebbe accaduto, fosse accaduto, la Spagna si trovava ad avere dei territori tipo il Granducato di Milano e le Fiandre bloccati, tagliati fuori dal mare. È per quello che poi la Spagna compra il finale, perché il finale diventa una via alternativa a Genova. Infatti per anni, a quei tempi, si parlava del porto, per fare un porto qui a finale. Non è il porto, non è come ora un porto che poteva essere un porto turistico o qualcosa, che costruire un porto, specialmente fatto dalla Spagna, voleva dire cambiare totalmente un'economia di un territorio, eccetera, eccetera. E dunque la Spagna aveva paura che la costruzione del porto avrebbe potuto disturbare tanto, troppo forse, Genova, e farle fare quel salto, allora mi viene conto. Però il porto poteva dire, questa paura di fare il porto poteva dire a Genova, la Spagna poteva dire a Genova, stai attenta che se per caso te fai la stupidina, io mi prendo, faccio un porto a finale, il tuo porto decade e io me ne vado direttamente a Milano, faccio passare il vento. Cioè. Per quello che anche nel 1666, che a finale lo sa benissimo l'arco di Spagna di Margherita nella piazza, è stato fatto perché nel 1666 il finale era l'ombelico del mondo. Tutti quanti, perché la figlia del capo di Filippo IV sbarca, la infanta Margherita sbarca a finale, e per andare a sposa a Leopoldo I d'Austria a Vienna. Partono a luglio da Madrid, arriveranno a Vienna a dicembre. Non erano proprio i viaggi del Trans-Europa Express, no, assolutamente. Però dunque sbarca a Fiera Marina, sbarca lì, gli costruiscono l'arco di trionfo, perché era capace, si fanno i campanili triangolari, se vi do una chicca così,
gratis, ma anche prima, anche se lungo il percorso della regina che andava a Milano, dovevano esserci tante chiesette, cappelle, eccetera, eccetera, che per fare in fretta ogni chiesetta veniva dotata di un campanile, perché il campanile era un simbolo di benessere, di potere, eccetera, eccetera. Però visto che i tempi erano brevi, allora per far presto si fa tutto triangolare. Dunque, se trovate delle torri triangolari, dei campanili triangolari, del qualcosa triangolare, è il passaggio dell'infanta su questo territorio. Questo è gratis, eh? Anche tutto bene. Comunque, appunto... sono domande. No, te non è. Io una curiosità, ma con la presenza degli spagnoli hanno mai cambiato il nome in finale? Gli hanno dato magari un nome che ricordasse la Spagna? No, chiamavano finale, cioè finale ligure è venuta da dopo, dal 1928 con la fusione con Finalborgo, Finalmarina, Finalpia, che sono venute. Altrimenti era il finale, marchesato del finale. Forse Castel Gavone, che il suo nome più antico è Castel Govone, ma Gavon, perché poi dunque ora il castello si può chiamare tranquillamente o Gavone o Govone. Non c'entra nulla il Gavone delle barche, non c'entra assolutamente nulla, e lasciamo perdere tutte le altre teorie che hanno fatto. Solo questo, dunque di finale, perché anche il rosso e il giallo, che può sembrare della Spagna, no? Invece deriva dallo stemmale del Terretto, che era cinque bande rosse su fondo oro, dunque rosso e giallo, questa parte qui. Dunque per la Spagna invece si può guardare tranquillamente l'architettura, noi specialmente a Marina, perché pian pianino la Spagna vuole portare come dire, la parte economica, dirigenziale, eccetera, da Ferborgo, che era dove c'erano i castelli, dove c'era il potere, ecco, pian pianino lo ha spostato qui. E in effetti i palazzi stessi risentono di quel periodo lì, la chiesa, il barocco, d'accordo che poi c'è stato il barocco, però ecco, proprio i segni migliori sono stati il potenziamento di Castelfranco, che Castelfranco era solo la parte a mare, è stato potenziato il castello di Sant'Antonio, cioè è stato costruito il castello di Sant'Antonio, che ora è demolito, il castello di Ligni, lassù in cima, che sono demoliti ora tutti. E il castello dell'Annunziata, che era sopra fino al Pia, dove ora c'è il Belvedere. La Spagna ha costruito Castel San Giovanni, perché Castel Gavone era troppo distante, però controllava il Gavone, la via per il Piemonte per la Lombardia e il mare. Dunque il castello è stato spostato più a valle per mantenere sempre il controllo di questo, in più li controllava il borgo, perché naturalmente la Spagna era un popolo invasore. Dunque ci fossero state delle sommosse, i cannoni che dovevano proteggere il finale, bastava girare giù sotto e avrebbero. E lì poi c'è tutto il palazzo del governatore che. Insomma, c'è tutta una storia che. Un altro libro. non è sempre perché se no lui viene. Cioè impazzisce. Che, no. Allora, d'accordo.
io non so che cosa dire, vi ridato e vi ringrazio del tempo dedicato.